Attenzione, questa è una comunicazione qui P3, risponda. Sergei, stai bene, ragazzo mio? Sto bene, capo, ma niente qui è come dovrebbe essere. Qualunque cosa stia succedendo è chiaramente iniziata tempo fa. La causa di tutto è Viktor Petrov. È un traditore che si è introdotto nell'hub centrale del Collective e ha fatto sì che i robot civili attaccassero i dipendenti della struttura. Petrov ha i codici dell'accesso all'hub. La tua missione è trovarlo e portarmelo vivo. Ricevuto, signore. Il bersaglio è Viktor Petrov. La mia missione è trovarlo e portarlo da lei. Esattamente. Chiudo. Sì, maggiore. Qualche informazione sul bersaglio? Viktor Petrov è il capo ingegnere del Collective 2.0. È stato arrestato per tradimento e condannato ai lavori socialmente utili presso il complesso Vavilov. Ho capito, me ne occupo io. Da dove dovrei iniziare? Petrov si trova attualmente da qualche parte nei livelli sotterranei del complesso Vavilov. Dovremmo trovare un modo per entrare. Ok, muoviamoci. Ehi tu! Sto arrivando! Sei ancora in vita! Merda, togliti di dosso! Stai guardando?
Sei quasi morto soffocato. Dammi la mano. Questo non me l'aspettavo. Dovresti fare più attenzione. Questo posto è diventato un manicomio. Sì, l'ho notato. Grazie per l'aiuto. Figurati, figliolo. Ma che ci fai qui? Sono solo di passaggio. Lei invece chi è? Io? Sono Zina. Nonna Zina. Non ti serve sapere altro. Ok, capito. Ma tutte queste vittime, che succede? Forse non l'hai notato, ma i robot stanno attaccando le persone. Chi non trova un nascondiglio è morto. Mi farebbe comodo un'arma. Lei ha qualcosa? Certamente. Ma non ti darò un cazzo. Vai al complesso. Se ti serve un'arma, puoi prendertela laggiù. Il complesso Vavilov. Ci stavo andando. Ah. Beh, sei fortunato. Ci vado anch'io. È abbastanza sicuro. Merda! Un occhio là! Porca puttana! Abbiamo 30 secondi! Muovi il culo! Come 30 secondi? 30 secondi prima di essere fottuti! Anzi, super fottuti! Maledizione! Vieni qui, Mephisto, vieni! Forza, 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 forza! Prendi questa chiave e girala in senso orario! Ho detto in senso orario! Sì, così, io intanto li trattengo. È un bel arsenale lì dentro. Cosa hai in mente? Ci siamo. Mi stai attaccando al culo da prigione. Prendi questo. Vedi di andartene all'inferno. Merda. Guardatelo! Tu pensa alla chiave! Che qui faccio io! Diavolo di casino! Sovietico. Il complesso Vavilov è un'importante istituzione scientifica dedita allo studio della flora terrestre. La sua area di competenza rende il complesso Vavilov fondamentale per l'esplorazione e la colonizzazione di altri pianeti del sistema solare. È qui che i nostri migliori scienziati producono nuove piante ideate per prosperare nei terreni extraterrestri. Questo compito epocale è reso possibile dall'uso di metodi di allevamento avanzati abbinati a un sistema altamente sviluppato di isolamento dei biomi. Dobbiamo capire come aprire questa porta blindata. Ah, tu dici?
Vedi di smetterla con i consigli inutili. Perché piuttosto non mi dici di più su Petrov? Come hanno fatto a rintracciarlo? È stato Mikhail Stockhausen a scoprire il tradimento di Petrov, che poi è stato arrestato dall'unità Argentum. E come c'è finito qui? Dopo il processo, Petrov è stato condannato ai lavori socialmente utili e spedito qui come detenuto. Cos'è? Non sono riusciti a trovare nessun altro in tutta l'Unione Sovietica che potesse sostituirlo. Al lancio del Collective mancano pochi mesi. Sostituire il capo ingegnere sarebbe stato sconsiderato. Petrov doveva terminare ciò che aveva iniziato ed è quello che gli hanno fatto fare. Cos'ha di tanto speciale quel tizio? Viktor Petrov in passato era il capo ingegnere di un reparto segreto dell'Accademia delle Conseguenze, che si occupava di programmare robot per il Collective 2.0. Capisco. Uccidere tutti. Adesso sono... Chi c'è? Mi hanno trovato. Non vi avvicinate, ho una granata! Ehi, sono il sergente maggiore Ibrahimov. Sono umano. Devi venire con noi, è pericoloso qui. Dammi lontano, mostro! Ascoltami! Corsero dalle ceneri. Posso darti un consiglio? Sarei un po' occupato adesso. Prova a schivare gli attacchi più potenti nel mondo. Sono tutti potenti. Gli attacchi eseguiti da un robot in sovrapposizione sono partiti. Di questo passo non resisterò. Il primo robot mi ha fatto il culo. I robot distrutti contengono un farmaco rianimante a base di polimero neurale chiamato Neuromed. Estrai la capsula di Neuromed e usala per curarti. Raccogliere altre risorse. Forse che si trovano lungo il percorso non guasterebbe maggiore. Posso ricordarti che il tuo equipaggiamento comprende uno speciale zaino Yarov-Avalakov in cui riporre oggetti ed equipaggiamenti. Grazie a una singolarità quantistica, rimpicciolisce gli oggetti collocati al suo interno per poi riportarli alle dimensioni originali quando vengono tirati fuori. Ok, quante stranezze, eh? È un po' come vivere nella fantascienza.
Perché hai acceso quell'affare? Ci hanno ordinato di accenderlo quando lei fosse arrivata, compagna Muraviova. Ho l'ordine di documentare... se vuoi, ma non registrarmi. Fammi passare, ho detto. E non chiamarmi compagna Muraviova. Sono nonna Zina per te, figliolo. Non possiamo lasciarla passare con... nonna Zina, non senza autorizzazione. Che cosa? Sono sempre stata autorizzata a entrare e ora non lo sono più? Stammi a sentire. O mi lasci passare in questo istante o tornerò dopo e ad aspettarmi qui fuori ci sarà qualcun altro. Allora? Vada pure. Come pensavo? Avvicinati di soppiatto al robot ed esegui un attacco furtivo. Io ne approfitterò per disabilitarlo definitivamente. Riposo. Pear. Funziona. Tutti i Pear della struttura 3826 sono collegati all'alimentazione di emergenza e non vengono mai spenti. In questo modo i dipendenti possono rimanere in contatto costante. Ma mi serve una specie di password o uno schema di accesso per accedere a un Pear, giusto? Io posso fornirti l'accesso a qualsiasi dispositivo della struttura. Vale anche per Chirper, nei quali ti imbatterai sicuramente durante il percorso verso l'obiettivo della missione. Ricevuto. Siediti, Mikhail. Devo solo finire un lavoro e poi ti aiuto con quel rapporto. Tecnico di laboratorio 84, porta del tè al compagno Colto. Arrivo tra un secondo, d'accordo? Tutti i membri personali che hanno ricevuto il piano devono fare rapporto al controllo vitale e con la mancata osservanza dell'ordine verrà considerata una circostanza aggravante. Ehi, quanto? Mi chiamo Charles, compagno maggiore. Fa lo stesso. Com'è riuscito quel Petrov ad hackerare il Collective? Il traditore non ha agito da solo, stava complottando con parecchie altre persone. Parecchie, dici? E dove sono? Sono già state eliminate, ma sarà impossibile arrivare a Petrov senza il tuo supporto. Ecco perché sei qui. Manipolo di traditori è riuscito in qualche modo ad accedere al Collective. Una rete creata dalle menti
migliori di tutta l'Unione Sovietica. Tecnicamente parlando, il Collective non è stato clonato. Nessuno potrebbe aggirare gli algoritmi creati dal team del professor Lebedev dell'Accademia delle Conseguenze. Allora perché diavolo sta succedendo tutto questo casino? I traditori hanno inserito una falsa modalità di combattimento in uno degli algoritmi del Collective, che fa sì che l'hub centrale percepisca tutti gli umani come soldati invasori. I nostri scienziati non possono farci niente senza Petrov. Sì che possono, ma ci vorrà del tempo. Tempo in cui molte altre persone moriranno e le informazioni sull'incidente verranno allo scoperto, al di fuori della struttura. Di scienziato sovietico mi sono sempre considerato ateo, ma ora c'è solo una cosa che posso dire: che Dio abbia pietà di me. Maledizione, perché qui è tutto chiuso a chiave? La modalità di emergenza è stata attivata non appena i robot hanno iniziato ad attaccare. La struttura 3826 è in isolazione, compreso i settori. E io come faccio ad aprire questa porta? È chiusa con una serratura elettromagnetica. Perciò devo friggerla con un impulso elettromagnetico. E come cavolo dovrei riuscirci? Il tuo guanto può essere equipaggiato con un modulo scossa che genera IEM. Da qualche parte nei terreni della struttura dovrebbe esserci una capsula contenente il polimero neurale necessario per installare il modulo scossa. Ok, ci penso io. Qualcosa non va. Oh, merda! Alzati, soldato! Perfetto, un po' di più. Stai bene? Sì. Dimmi quante dita vedi. Sono quattro. Bene, alzati. Mi serve il tuo aiuto. E loro chi sarebbero? Ti hanno portato qui. Vieni, forza. Fai pressione. Hanno cercato di salvarti. E tu chi sei? Un dottore. E hai anche un nome? Non c'è tempo per le chiacchiere. Cazzo! Le pinze! Sì, arrivano! Questo cosa ci fa qui? Perché ci hai messo così tanto? Una capsula di polimero? Non ci serve. Come ti chiami, dottoressa? Larissa, e fai troppe domande. Sai una cosa? Arrangiati. Dove vai? È inutile, non abbiamo l'equipaggiamento. Io sì. Ah, ottimo. Ora si fa sul serio. Fai troppe domande. Sta giù! Larissa! Attenzione al raggio!
sconfitto. Charles, dove sbuca il condotto in cui si è infilata la risa? È difficile dirlo. Il sistema di ventilazione comprende un gran numero di condotti ramificati. Va bene, posso occuparmene dopo. Che cos'è quell'affare sulla porta? Una serratura. Stai dicendo sul serio? E allora aprila, sbrigati, abbiamo fretta! Non posso aiutarti. Non possiedo alcun tipo di funzionalità da scassinatore. Dovrai trovare tu i vari modi di scassinare le serrature. Sono sicuro che puoi farcela. Sì, certo. Detto in altre parole, sei praticamente inutile, come sempre. Prova a schioccare le dita nel momento esatto in cui si accende la spia del perno di bloccaggio. Charles, cosa c'è dall'altra parte della porta? È la voce di noi, un'avversaria parecchio ostica. Avrai a disposizione altre abilità, ma per ora una scossa. Hai avuto la fortuna di acquisire circa 50 grammi di polimero neurale. Suggerisco di scambiare questa dose per una nuova abilità con l'adorabile Nora. Non ti dispiace, vero? Oh, come posso resistere? Ora lascia che ti mostri quanto sono dotata. Professionalmente, intendo. L'ho visto, letteralmente. Cazzo di crostini. Sono qui per aiutarti a potenziare i tuoi bollenti razzi tascabili. E credimi, bello, puoi potenziare qualsiasi cosa stuzzichi la tua fantasia. Le armi sono utili. Apri la finestra corrispondente, maggiore. Sbarazzati di quel guanto, tesoro. Non hai più bisogno di lui ora che hai me. Ti servirò come desideri. Hai una spada? Una spada enorme? Infilala nella mia cavità, così la renderò più robusta e affilata. Nora è in grado di potenziare armi ed equipaggiamenti e di produrre nuovi oggetti a partire dai progetti. Per farlo fornisci alla riparatrice le risorse che troverai sicuramente rovistando in tutta la zona. Puoi riempirmi con quello che posso fare molto di più.
Un po' di attività fisica con la tua ascia è solo un assaggio del resto, bel bestione! Ti è piaciuto, ragazzone? Sì, forte. Usa quest'arma potente per spaccare il cranio dei tuoi nemici e portami dei regali. Così potremo darci dentro. Ti mostrerò cosa significa davvero fare sconcezze. Perché dovrei portarti dei regali? Alle ragazze piace essere coccolate. Perché la riparatrice ha bisogno di risorse da scomporre per produrre oggetti. Fortunatamente per noi non è molto esigente, anche se alcuni aggiornamenti possono richiedere componenti rari. Mi pare di capire che la struttura sia piena di ogni tipo di ciarpame. Proprio così, compagno maggiore. Terrò gli occhi aperti, allora. Non vedo l'ora che le tue mani possenti palpino la mia interfaccia, abbandonandosi alla lussuria. Basta, abbiamo finito. Andiamocene. Salvataggio dei dati. Ivova con i colpi neri, Nicolai. Ivova 6 seguono regolarmente i miei ordini e sono sempre educati. Ma quelli in nero se ne vanno in giro come se fossero i padroni. Vanno dove vogliono e ignorano gli ordini. Ieri uno mi ha urtato e non si è scusato. Non è che per caso rispondono solo alle persone con un'alta classificazione sociale? Fammi sapere, questa cosa mi spaventa un po'. Fantastico! Gli stramaledetti ascensori sono fuori uso. Che cosa dovrei fare? Saltare? Non c'è corrente. Ricollegando l'alimentazione riprenderanno a funzionare. Quindi devo trovare un interruttore. Ma dove diavolo si trova? Potrei seguire i cavi, ma sono tutti nascosti nelle pareti. Puoi individuare emissioni elettriche tramite la scansione. Attenzione, c'è una telecamera dente di leone lassù. Se ci rileva, presto questo posto brulicherà di robot. Rilassati, posso sempre distrarla tirando qualcosa e poi metterla fuori uso con un IEM. Grazie.
Hai trovato la chiave. Ora possiamo accedere all'interruttore. Sì, ma prima do un'occhiata veloce in giro. Mi servono dei pezzi per potenziare la mia arma, altrimenti non andrò molto lontano. Non mi sognerei mai di fermarti. Ottima mossa, Charles, ottima mossa. Jack. Charles. Sì, fa lo stesso. Che succederà se questa faccenda si verrà a sapere? La reputazione dell'Unione Sovietica ne risentirà. I robot sovietici sono considerati perfettamente sicuri e affidabili in tutto il mondo. Ma lo sono. Certo che lo sono. Ecco perché il tradimento di Petrov ha colpito il cuore stesso della madre patria. Ha letteralmente pugnalato alle spalle il suo stesso paese. Vuole che il mondo intero smetta di usare i nostri robot. Che figlio di puttana. Compagni. Si dice che il lunedì inizia di sabato, ma vorrei che questo fine settimana vi riposiate. Come sapete, la polimerizzazione nazionale inizierà lunedì 13 in tutta l'Unione Sovietica. E i nostri dirigenti esecutivi vogliono mettere insieme una squadra di volontari per le celebrazioni imminenti. Chiunque lavori nei giorni 11 e 12 riceverà un rimprovero, non un bonus. Buon fine settimana! Ehi, mettiamo un biscotto lì dentro. Dai, anche alle serature piacciono i biscotti. Giusto? Ciao. Sì? Ti piacciono i biscotti? Si tratta di un sistema di sicurezza passivo con relè laser. Ho visto cose simili diverse volte. È necessario un codice cromatico. Purtroppo non abbiamo codici. Dovrei cercare di decifrarlo con la logica. Ah, tu credi? E io che pensavo di rimanere qui finché non si fosse disattivato da solo. Thank you.
Cerca di far coincidere i colori dei raggi laser con quelli delle luci. Questo potrebbe aiutarti. È tornata. Torniamo indietro. Allora? Quale dei due? Ti consiglio quello sulla destra. In altre parole, non ne hai idea. Stando così le cose, però quello a sinistra. Ho segnato un altro punto intermedio per facilitare gli spostamenti. Mi credi così stupido? So dove devo andare per completare la missione. Stavo soltanto cercando di semplificarti le cose. Puoi semplificarmele piantandola di starmi addosso. Ehi, Chaz. Charles. Giusto. Come ha fatto Petrov a scappare? Qui ci sono più soldati che civili. Qualcuno dice che Petrov sia stato aiutato. Quindi non agisce da solo. Ma non avevi detto che tutti i suoi compagni erano stati eliminati? Chi altro c'è? Queste informazioni non sono ancora disponibili. Ci sono solo speculazioni, non fatti. Beh, lo scoprirò quando sarò lì. Se ben ricordi, la porta è bloccata elettromagneticamente. Sei completamente sordo, per caso? Scusa, continua.
Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Nome in codice P3. Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Senza sprecare ore di lavoro preziose.
Non c'è un'altra strada. Dobbiamo salire. Per andare dove? Petrov è scappato mentre lavorava nel laboratorio del freddo di Vavilov. Andando per logica, dovremmo iniziare da lì le nostre ricerche. E come ci arrivo? Dobbiamo prima arrivare al centro di distribuzione. La funicolare ci porterà lì. Si può nuotare nei poligoni. Non c'è affatto, è bello in effetti. Come nuotare con le balene e i delfini nell'oceano. È così tranquillo. Come faccio a riattivare la linea? Dovrebbe esserci un pannello di controllo nelle vicinanze. Ma non mi dire. Ecco il pannello di controllo. E ovviamente chiuso a chiave. Mi piacciono proprio queste cose, eh? Ma questa è diversa. Una serratura a combinazione. Oh, mi ci vorrebbe un anno intero per indovinare la sequenza. Cerca in giro. Forse qualcuno conosce il codice. Qualcosa deve muoversi, qualsiasi cosa. Cos'è stato? Dello sviluppo urbano sovietico. Questa è Icaro. Non funzionerai senza uno schema. È tutto bloccato. Niente schema, niente da fare. Cazzo, è vivo! Schema. Serve uno schema. Sfortunatamente, è morto. Siamo circondati da cadaveri. Perché sei immobile come tutto il resto? Non funzionerà. No, non senza lo schema. I morti hanno una memoria polimerica neurale residua e sono in grado di comunicare per un po'. Cazzo. Allora, dov'è questo tuo schema? Schema? Lo schema, quello che mi serve per spostare le macchine, dov'è? Ce l'ha in capostazione. Non ce l'ha fatta. Non è stato veloce come me. È morto. Qui sono tutti stramorti. Capostazione è morto in questo tunnel. Questo tunnel è morto e tutto si è immobilizzato davanti ai miei occhi. Ti serve lo schema. Devo trovare il capostazione, vorrei tanto sapere. Forse avrei dovuto dire grazie. Porca puttana, un cadavere parlante. Cosa hai detto, maggiore? Ho combattuto in guerra dall'inizio alla fine, ne ho visti di orrori. Ma i cadaveri parlanti, questa è nuova. Come cazzo è possibile? Un effetto collaterale dell'attività di memoria del polimero neurale. Le persone uccise qui sono state polimerizzate e i loro cervelli non ancora decomposti restano collegati con il polimero neurale. Seleziona la procedura desiderata. Eccolo.
Charles, quindi non è un morto a parlarmi, ma il polimero neurale nella sua testa, giusto? In parole povere, sì. Quando svanisce, la memoria polimerica neurale memorizza temporaneamente gli ultimi pensieri dell'individuo. È inquietante. E per quanto tempo parlano? Non so dirtelo con precisione. All'incirca per un periodo che va da un minuto a due giorni. Ma pare che più tempo passi dopo la morte, meno le informazioni siano attendibili. Capisco. Perciò le cose che dicono non sono sempre così fondate. Poveri bastardi. Spero che funzioni. La linea della funicolare è attiva. Benvenuti, passeggeri. Vi preghiamo di sedervi ai vostri posti. Spiacente. Niente biglietto. Siamo pronti a partire. 10, 9, 8, 7, 6, partenza. Ah, questa galleria è un macello. Sarà un viaggio movimentato. Seguire, ma francamente non saprei proprio come riuscirci. Arrampicandoci sulla parete, non è ovvio? Ti intendi di scalate? Sono un soldato della squadra speciale, non un civile smidollato seduto dietro una scrivania. Sono addestrato per ogni evenienza. Devo ammetterlo, saperlo mi rincuora. Non me l'aspettavo. Sono d'accordo. Hai ottimi riflessi, maggiore. Puoi scommetterci. Non sopravviverei altrimenti. Porca puttana, non me l'aspettavo. Sono d'accordo. Hai ottimi riflessi, maggiore. Puoi scommetterci. Non sopravviverei altrimenti.
Un robot traforatore. Proprio lui. I Vurov sono in grado di perforare anche i minerali. La scienza sovietica ripone in loro grandi speranze per quanto riguarda la nostra inevitabile conquista di tutti i pianeti del sistema solare. Ironia, compagno. Mi presi così tanta cura di quelle macchine meravigliose, potenti e progettate magnificamente. E ora... Ah, che ironia. Di cosa stai parlando? I Vurov, il nostro prodotto d'eccellenza. Che peccato. Sai che non ci era concesso venderli all'estero, compagno? Cosa c'è di così ironico in questo? È ridicolo, davvero. Ero un esperto di robotica qui, sai? Ero un esperto di robotica, Vurov. Quando sentii che i robot stavano attaccando le persone, corsi qui. Volevo spegnere il mio, ma loro mi fecero a fettine. Morii per mano delle mie stesse macchine. I pannelli di controllo finirono sepolti sotto le macerie. Adesso sono da soli e scavano Dio sa cosa, come se fossero sonnambuli o qualcosa del genere. Chiedo che cosa sogni senza di noi. Perché c'è un divieto di esportazione? Sono macchinari all'avanguardia per la costruzione di città. Ecco perché. Puntali al suolo e in un mese avrai una rete metropolitana completa o un qualsiasi tipo di galleria. Metropolitane, dico. Li avrebbero usati per la terraformazione sulla Luna. Quindi sono top secret. E la loro armatura è più resistente di quella di un carro armato. Piastre in PDA non contrassegnate. Scienza all'avanguardia. Tu hai lavorato ai Vurov? Sin dal primo giorno. Qui si è costruito praticamente tutto. Non c'erano mari artificiali, campi, foreste o altro, per non parlare delle funicolari. Ma solo catene montuose. Ora quasi nessuno si ferma a pensare a com'era qui una volta. Ed è tutto merito dei miei Vurov. Abbiamo spostato montagne, costruito l'intera infrastruttura. Ma loro stanno demolendo quello che hanno costruito senza rendersene conto. La mente di una macchina è come quella di un bambino piccolo. Ha bisogno di amore e di cure. O cadrà preda della confusione. Ironia, compagno. Mi presi così tanta cura di quelle macchine meravigliose, potenti e progettate magnificamente. Scusa, vado di fretta. Ah, come mi piace strisciare nelle gallerie buie.
È stato un viaggio infernale, cazzo. In condizioni normali, la rete delle funicolari collega tutti i settori sotterranei della struttura 3826. La prossima volta dovrebbe essere più facile. Grazie, amico, ma credo che me la farò a piedi. In superficie. Mia fermata. Che viaggio piacevole. Ad alta sicurezza, lo si mette per un motivo. Se ne vedi uno, significa che c'è qualcosa di importante dall'altra parte. Ottima intuizione, compagno maggiore. Infatti il centro di distribuzione che stiamo cercando si trova proprio dall'altra parte. Non c'è modo di attraversare un muro laser indenni. Più avanti c'è una riparatrice. Prova a migliorare il tuo equipaggiamento per aumentare la resistenza laser. Non quel frigorifero pazzo e pervertito, spero. Sei tornato. Perché ci hai messo tanto? Mi sentivo così sola. Devo attraversare un muro laser. Preferibilmente vivo. Che idea sciocca, tesoro. È estremamente rischioso. Dovresti rimanere qui con me, invece. Farò tutto ciò che vuoi. Dammi la protezione laser! Oh, che modi! Sto tremando! Infila il tuo polimero dentro di me! Non farti comandare da lei! Non abbiamo tempo da perdere! Non ascoltarlo, ragazzone! Vuole soltanto separarci! Levati quello stupido guanto, così potremo stare insieme per sempre! Bene, bene. Vuoi che ti dia un pugno? O che ti faccia a pezzi? Preferisci davvero uno stupido quanto a me, dolcezza? E va bene, d'accordo. Avrai i tuoi polimeri e i tuoi preziosi componenti. Sbrigati a installare la protezione laser. Come vuoi tu, Stallone. Aggiornamento avviato. Rilassati e divertiti. Promettimi solo che mi dirai ancora porcherie. Oh, che voglia di picchiarti! Sì, sì! Puniscimi, padrone! Adoro i maschi dominanti! Cristo. Il tuo sistema difensivo è attivo. Prova ad attraversare il muro laser. Dopo quello che ho dovuto sentire, attraverserei volentieri qualsiasi muro. Che dolore! Quell'affare non è uno scherzo. Ci ho quasi rimesso la pelle. La parola chiave è... quasi. Già, andiamo a scovare quel traditore.
Tutto pronto? Ce l'hai fatta? Tranquilla, tesoro, sto a una favola. L'operazione è stata del tutto indolore. Bene, ora devi andartene. Sta per arrivare un uomo, è armato e indossa un guanto polimerale sperimentale. Deve essere il tizio di Sechenov. Larissa, tu gli hai parlato? È stato attaccato da un Burav. L'abbiamo portato in infermeria e poi non potevo lasciarlo morire dissanguato. Oh. E invece potevi! Ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi! Quando parli in questo modo, mi fai paura. Ci vediamo all'uscita. Arrivo subito, tesoro. Spero non sia troppo tardi. Sperare è pericoloso. Mani in alto! Victor? Che succede? Che c'è? Sei sordo? Mani dietro la testa! Victor! E tu chi sei? Victor! Sono il maggiore Nicef, operazioni speciali. E questa è la tua ultima domanda. Andrai a Chelomei. Victor, mettiti in salvo! Chelomei. Ma certo, compagno maggiore. Intruso. Cosa? Intruso! Attenzione. Fermati! Attenzione. Allarme rosso. Isolamento. Chiuso a chiave quella maledetta porta. Petrov è scappato con una fonte di energia mobile chiamata candela che alimenta il sistema di chiusura di emergenza. Questa porta non può essere aperta senza una candela. Troverò una candela, allora. Deve essercene almeno un'altra nel complesso, no? Dobbiamo muoverci, altrimenti Petrov scapperà dal settore e dovremo rintracciarlo un'altra volta.